Ok, molto bene. Allora, registrazione partita. Benvenuti Mad Men e benvenuti Speranti Mad Men a questa nuova puntata del Cripto Espresso, che è il nostro appuntamento del giovedì sera, il nostro appuntamento settimanale, durante il quale andiamo a fare un po' di lettura del mercato dal punto di vista fondamentale, dal punto di vista on-chain e anche con una spolverata di grafici e di analisi tecnica. In realtà più che benvenuti, bentornati, perché la settimana scorsa mi sono dato anch'io la latitanza, essendo agosto, ma visto che il mercato di prendere si ferie non ne vuole sapere, insomma, visto anche quello che stanno combinando le altcoin, alcune altcoin negli ultimi giorni e BTC negli ultimi giorni, ecco, ovviamente siamo e sono di nuovo sul pezzo. Per chi ci segue su YouTube, una nota al volo, tenete conto che il Crypto Espresso è su una piccolissima porzione, una piccolissima frazione di quello che facciamo nella nostra community con i Madmen, nella nostra community su Discord, perché abbiamo la parte di market update, di analisi tecnica fatta da Mick, abbiamo tutta la parte poi di discussioni, di confronto all'interno delle diverse stanze, quindi temi di strategia, temi di cripto più o meno interessanti, confronti tra diversi Madmen, e tutta la parte di formazione con i miei contenuti e diciamo l'intero corso dedicato allo studio di come funziona il mondo cripto. Ovviamente non facciamo nulla che abbia a che vedere con consigli finanziari, non ci occupiamo di consulenza ad personam, non facciamo Signal o cose simili, quindi se questo è quello che cercate, la community dei Mad Men non fa per voi. Se invece vi interessa lavorare sulla parte formativa, sul capire come fare strategia, sul come approcciarsi ai mercati, su tutto quello che è il mindset, la parte diciamo di approccio emotivo e psicologico ai grafici, allora date un'occhiata in descrizione, c'è il link per il sito dei Mad Men e da lì insomma avete accesso sia alla parte free, se volete curiosare un po', sia ai pacchetti a pagamento per chi invece ha interesse ad approfondire un po' e mettersi un po' più seriamente sul tema cripto. Detto questo, cominciamo con la parte del Crypto Espresso e andiamo immediatamente a vedere, come al solito, quelle che sono le notizie che ho selezionato per voi, le tre notizie che ho ritenuto un po' più interessanti, poi la parte di indicatori, di dominance, eccetera, un po' di grafici e infine la parte on-chain per chiudere. Allora, prima notizia che andiamo a vedere, la questione delle cinque cose da osservare durante la settimana, un articolo di Cointelegraph che fa parte di una rassegna che esce ogni tot, e dove appunto dall'autore di turno vengono messi a fuoco quelli che secondo Cointelegraph sono un po' gli elementi più importanti da appunto tenere sotto osservazione per il mercato. Ve li elenco molto velocemente. In realtà ci sono alcuni che secondo me sono più importanti, altri un po' meno, però per completezza d'opera li vediamo in velocità tutti. Primo aspetto, ma insomma, voglio dire, va da sé, è abbastanza ovvio e banale, il fatto che Bitcoin sia tornato a sfidare la fascia dei 48.000. Poi ci torneremo al volo guardando un attimo i grafici, ma insomma, chi in community lo sa e chi sta seguendo i grafici in questi giorni lo sa. Il Bitcoin, dopo essere tornato nella fascia compresa tra i 46 e i 48, sta lateralizzando, sta giocando, andando a testare un po' quelli che sono i due livelli di supporto e resistenza. Quello dei 48.000 è un livello particolarmente importante perché se dovesse superarlo potrebbe andare ad assestarsi su una nuova fascia, su una nuova fascia di prezzo molto più favorevole ad una conferma di uno scenario bullish e quindi diciamo che questo è un valore che stiamo tutti tenendo d'occhio. Ovviamente c'è anche l'aspetto, diciamo, l'altra faccia della medaglia, quindi invece la fascia dei 46K, dei 46K e mezzo, come messo in luce, come sottolineato da Van de Pop, che invece è attualmente un livello di supporto importante e che è insomma l'altra fascia dove si sta giocando la partita. A seconda delle conferme o della invalidazione di uno di due livelli, potremmo andare ad assistere ad uno scenario appunto più favorevole ad un movimento più favorevole ad uno scenario bullish o ad uno scenario che potrebbe invece, almeno nel medio, tornare verso più favorevole a chi si muove secondo una direzione bearish. Però, come al solito, nessuno di noi ha sfere di cristallo, quindi è un elemento sicuramente da tenere sott'occhio, ma come al solito quello che va visto è insomma, il momento del mercato giorno per giorno o comunque in tempo reale e l'elaborazione di una serie di scenari possibili e di una serie di soluzioni possibili, di strategie possibili rispetto ad ogni scenario, perché ragazzi, come sempre, non c'è modo di prevedere il futuro, di prevedere cosa farà il mercato, c'è modo di tentare di leggere e di interpretare quello che sta succedendo e di ricavarne scenari di maggiore o minore probabilità. Seconda notizia importante, scusatemi, dimenticavo, sempre legato a questo tipo di ragionamento, c'è anche la lettura dell'analista e del trader React Capital che invece
dice, sostiene di aver individuato un possibile triangolo ascendente. Per chi di voi ha seguito il corso con me, o per chi di voi, insomma, mastica un po' le figure, le geometrie, le figure legate all'analisi tecnica, questa è una figura che suggerirebbe uno scenario razzista. Nel senso che il triangolo ascendente, se rotto, se confermato, dovrebbe essere favorevole, dovrebbe indicare un movimento, almeno nel breve medio termine, verso l'alto. Ovviamente anche qui ci dovrebbe essere una conferma di un eventuale breakout, cioè ci sono tutte le solite cose che sappiamo, ma diciamo che la presenza di una figura di questo tipo, se confermata, potrebbe andare ad avvalorare, a spingere, diciamo, a confermare, a dare un'ulteriore conferma ad un possibile scenario razzista. Secondo elemento molto interessante, questo a me, ma perché lo sto seguendo da mo' e a me interessa molto, è la questione della Sharia. Allora, sapete, non vi rifaccio tutto il pippone, che c'è stato il ban cinese, quindi l'esodo dei miners, il crollo della Shapower, insomma, tutte cose che abbiamo già discusso in precedenza nei vari clip d'espresso. Quello che è interessante è che dopo il riassestamento generale, la Sharia è tornato a salire. C'è stato un ritracciamento, ma questo è un ritracciamento fisiologico dovuto al sistema di livellamento automatico della Sharia. Sapete che Bitcoin, il protocollo Bitcoin prevede un aggiustamento della difficoltà in base alla potenza di calcolo presente in rete, ma è un aggiustamento che avviene ogni tot. Quindi abbiamo avuto un ritracciamento e poi in realtà è subito tornato a risalire. Questo segnale di grande salute del mercato, una cosa estremamente positiva, ma soprattutto è diciamo, un segnale che ci dice che il network è sicuro, è in salute e che appunto il mining power sta tornando a Bitcoin. E questo è tendenzialmente un elemento favorevole di nuovo a degli scenari, diciamo ad uno scenario bullish o comunque ad uno scenario positivo. Come al solito non ci basta da solo per dire che, anzi, no, nulla ci basta preso singolarmente per confermare o non confermare un certo tipo di scenario, ma è sicuramente un segnale positivo interessante. Terza cosa, questo forse è quello che a me interessa di meno tra le varie cose messe a fuoco, è il discorso che questa settimana si è festeggiato il cinquantennale, quindi l'anniversario dei 50 anni, da quando gli Stati Uniti hanno sganciato il valore del dollaro dalla sua connessione con l'oro. Ora, questa notizia, perché questo aspetto, perché è interessante? Per un motivo diciamo strutturale, e cioè che il mercato, il sistema, diciamo, della finanza tradizionale, il fatto che appunto il dollaro non sia più ancorato alla convertibilità, alla gold convertibility, come viene giustamente appuntato qua, è strettamente, direttamente legato con quello che è l'approccio inflazionistico, la struttura inflazionistica del mercato tradizionale. Mentre, come molti di voi sanno, e se lo sapete, e se lo sapevate, lo sapete adesso, uno dei punti di forza del mondo cripto, al di là dell'aspetto decentralizzato e tutto il resto, è proprio l'aspetto deflazionistico, che tra l'altro è un tema che è tornato alla ribalta sotto la luce dei riflettori di recente, anche con Ethereum, ma con la trade di London, che ha introdotto un approccio deflazionistico. Andatevi a vedere l'ultimo Crypto Espresso dove ne abbiamo parlato. Quindi, da questo punto di vista, semmai il fatto che si festeggi, cosa che secondo me non ha proprio nulla, cioè non c'è proprio nessun motivo da festeggiare, per cui festeggiare, che si festeggi in questa settimana lo sganciamento del dollaro dall'oro e quindi, diciamo, l'ulteriore conferma dell'approccio della struttura fondamentalmente inflazionistica del mercato tradizionale, fa così sorridere perché va a controbilanciare invece di nuovo quello che è uno dei pilastri del mondo di Bitcoin e del mondo cripto, ovvero l'approccio deflazionistico, che tra l'altro sul medio e lungo termine è proprio quello che dovrebbe garantirne l'esplosione. Quarta, se non ho perso il conto, sì, quarta notizia, ma questo ci torniamo tra pochissimo, siamo di nuovo in una situazione in cui il mercato è greed, quindi abbiamo avarizia, abbiamo voglia di guadagnare. Questa cosa la vedremo tra pochissimo col greed and fear index, è di nuovo un segnale importante, dimostra che siamo ad un livello in realtà un po' più basso, se non ricordo attualmente, ma quando stavano scrivendo l'articolo del 76 su 100, quindi un momento in cui il mercato ha trovato di nuovo è di nuovo confidente nel fatto che il Bitcoin possa, insomma, possa il Bitcoin e in generale l'intero comparto cripto possano permettere di guadagnare bene. Come vedremo, questa in realtà è una cosa che tendenzialmente porta a segnalare un possibile ritracciamento, però significa che comunque siamo usciti almeno temporaneamente da quella situazione di fear, di extreme fear, che ha caratterizzato
le ultime settimane. E infine c'è chi parla di una possibile nuova alt season o micro alt season. Effettivamente, ma chi è in community con noi lo sa benissimo, c'è stata un'esplosione di diverse monete nel market update con MIC di ieri sera. Si è parlato di Sol, si è parlato di Luna, si è parlato di Keep, insomma abbiamo visto diversi grafici ed effettivamente, lo vedremo anche poi con l'aspetto dominance market cap, c'è una situazione nella quale le altcoin stanno effettivamente performando molto bene. Quindi questo è sicuramente un aspetto da tenere sott'occhio. Senza spendersi in oh mio Dio, non ho il season, oh mio Dio, sta esplodendo tutto, esploderà tutto, torneremo a vedere quello che abbiamo visto a gennaio. No, questo non possiamo dire, ma sicuramente nel brevissimo termine c'è una situazione di mercato molto, molto poppettante, molto divertente, molto figa. Quindi da questo punto di vista, insomma, questo è forse l'elemento, insieme al primo dei 48K, da tenere assolutamente più sott'occhio. Seconda notizia, in realtà vi ho fatto la prima notizia che è una lista infinita di informazioni, quindi è come se avessimo visto 37 articoli, ma vabbè, tant'è, ogni tanto ci sta, visto che abbiamo fatto una settimana di buco, concedetemi la lungaggine sul primo. Adesso con la seconda e con la terza vi giuro che andiamo un pochino più veloci. Seconda notizia, in realtà mi viene da una testata che non seguivo, che ho scoperto un paio di giorni fa e che credo seguirò con un po' di più attenzione, perché è molto sintetica, molto puntuale, è una specie di, almeno per come mi sembra di aver capito che funzioni per adesso, è una specie di mini rassegna stampa con alcune delle informazioni più importanti. Qui ci sono tre relative alla settimana, molto, 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 molto secondo me interessanti, soprattutto la prima e la terza, e sono, sono queste che vi ho evidenziato. La prima è che Walmart, un colosso che probabilmente chiunque di voi sia stato in America probabilmente conosce, e se non lo conoscete, insomma, ci mettete un secondo a googlarlo. Io lo ricordo soprattutto per le caramelle che ci ho comprato, vabbè, insomma, non starei lunga. Però Walmart ha postato un annuncio di lavoro simile a quello che è stato, insomma, tutto quel discorso è uscito su Amazon, se non ricordo male, tre settimane fa, un mese fa, in cui un post che poi è stato eliminato, in cui cercavano qualcuno esperto nell'ambito delle cryptocurrency, della blockchain. Quindi il fatto che un altro colosso, simile come, diciamo, come struttura, come peso, ad Amazon, abbia, per quanto postato e poi cavato, una call, una proposta di lavoro, una proposta per una ricerca di lavoro, un annuncio per qualcuno esperto nel settore, è comunque un elemento interessante, perché a quanto pare, lo vedete qua, non sottolineato ma evidenziato dal capitoletto, a quanto pare le big companies, le grosse aziende, aziende appunto del calibro di Walmart o di Amazon, stanno sempre di più guardando, anche se in maniera ancora timida, anche se lanciando il sasso e poi ritirando il braccio, ma stanno guardando al comparto sempre con sempre maggior interesse. E di nuovo, come vi ripeto ogni volta che si parla di questo argomento, questo è uno degli elementi più interessanti per appoggiare un andamento mainstream delle cripto. Seconda informazione, questo più da un punto di vista fondamentale, più per chi è interessato al background dei progetti. Poly, ma è una notizia che è uscita, insomma, che è uscita da tutte le parti, è stata, anzi, il network di Poly è stato soggetto di un hacking pesantissimo. In realtà la più grossa perdita in termini di cripto, il più grosso furto in termini proprio di quantità di cripto sottratte della storia della cripto. Almeno, se non ricordo male, mi sembra di averlo letto così. Comunque, insomma, 600 milioni di losses in termini di cripto sottratte. La vicenda in realtà è finita molto bene, nel senso che l'hacker si è rivelato essere un white hat. Non è chiaro se sia stato perché, diciamo, era stata messa una bounty, una taglia su di lui, o perché, insomma, effettivamente sì, perché effettivamente si trattasse di un hacker nel senso etico del termine e buono del termine. Quindi i soldi sono stati restituiti, il buco è stato segnalato e quindi il network di Poly sta già lavorando per risolvere la questione, per risolvere il bug, ma diciamo che questo è uno dei motivi per i quali
uno dei motivi per i quali nel momento in cui ci muoviamo nel mondo crypto, soprattutto nel mondo DeFi, bisogna stare assolutamente, ecco, scusate, eccolo qua, è stato il più grosso caso di furto nell'ambito della storia della DeFi. Non so se sia stato nell'ambito crypto in generale, ma è il motivo per il quale quando ci muoviamo nell'ambito della DeFi dobbiamo muoverci con estrema attenzione, perché è comunque un mondo estremamente giovane e per quanto ci siano anche in casi come il network di Poly, quindi parliamo non certo di shitcoin, anche nel caso di strutture molto solide, molto, molto serie, la possibilità che si verifichino degli episodi di questo tipo, che ci siano dei bug, che ci siano delle situazioni insomma potenzialmente pericolose, è molto alta. Quindi sempre attenzione a quello che fate. Ultima cosa, e su questa probabilmente ci torneremo poi, se non con una live dedicata, ma anzi, una live dedicata no, perché probabilmente non ne vale la pena, ma ci torneremo sicuramente nel Q&A o in community. L'Infrastructure Bill, che è una. Vabbè, ve la faccio molto veloce. L'amministrazione Biden sta lanciando questa revisione fiscale generale che si chiama appunto One Trillion Infrastructure Bill, con l'idea di raccogliere fondi per una revisione massiccia, per una riorganizzazione, anzi per una serie di investimenti massicci nell'ambito appunto delle infrastrutture, che tecnicamente significa intervenire sui sistemi di trasporto, intervenire sul trasporto pubblico, sul trasporto elettrico, sull'accesso ad internet, sulla potenza di internet, su tutta una serie di cose che dovrebbero riorganizzare tutta una serie di aspetti appunto infrastrutturali degli Stati Uniti. Insomma, è un provvedimento bello grosso, bello cicciotto, che ovviamente cosa, cioè come può essere attuato andando a batter cassa in diverse direzioni. Il problema qual è? Che tra i vari comparti nei quali l'Infrastructure Bill andava a battere cassa ci sono anche le cripto, che è assolutamente legittimo ed è anche una cosa molto positiva sul lungo termine, ma un piccolissimo problema, e cioè che dal punto di vista del linguaggio che è stato utilizzato all'interno dell'Infrastructure Bill, è stato, diciamo, non è stata messa tanta cura, non è stata messa tanta attenzione, e quindi sostanzialmente ci si è trovati con un linguaggio estremamente torbido, con dei termini estremamente torbidi, che probabilmente faranno sì che sia quasi impossibile, almeno per il momento, andare a definire con chiarezza che cosa si intenda con broker. Cioè, il problema di fondo di questo dell'Infrastructure Bill è che è stato utilizzato un termine estremamente generico, appunto il termine broker, senza darlo a definire in modo specifico. Per quanto siano stati presentati da una serie di deputati favorevoli alle cripto, siano stati presentati degli emendamenti per rendere un attimino più precisa la cosa, mettendo sostanzialmente in luce il rischio che questo tipo di legge, per come è strutturata, questo tipo di legge appunto, per come è stata pensata, potrebbe rivestire per il comparto cripto, per quanto siano stati messi in luce questo tipo di rischi, di fatto non sono stati ascoltati l'emendamento, sono stati accolti, e quindi c'è una situazione nella quale ad oggi questo tipo di tassazione potrebbe andare ad attaccare sostanzialmente chiunque operi con le cripto, dal miner all'exchange, al fondo di investimento. Cioè, c'è una situazione estremamente, estremamente vaga. Perché dico che in realtà è positivo? Perché sul lungo termine significa che le istituzioni stanno prendendo, istituzioni come il governo degli Stati Uniti, quindi proprio non l'ultima ruota del carro, stanno prendendo estremamente seriamente il comparto cripto e lo stanno mettendo alla pari di tutti gli altri comparti. E questo significa che di fatto è sempre più sdoganata l'idea che le cripto facciano parte dell'ecosistema finanziario futuro degli Stati Uniti e di riflesso potenzialmente del mondo, dello scenario economico mondiale. Per contro, nell'immediato è una rottura di minchia, scusate il francesismo, perché? Perché in realtà il sistema di tassazione rischia di andare a colpire in modo indiscriminato tutti i soggetti attivi diciamo tutti i soggetti operativi nel contesto cripto, ripeto, non i piccoli trader in teoria, ma sicuramente cose come gli exchange, come i fondi e via dicendo, e quindi rischia di mettere tutta una serie di lentaggini burocratiche e organizzative, ripeto, nello corto medio termine, e quindi andare sostanzialmente a rompere le scatole per tutta una serie di processi di adeguamento. Dal mio punto di vista, tutto quello che sposta le cripto dal punto di vista scusate, sposta le cripto verso la legittimazione, verso l'inserimento nei sistemi tradizionali, è più che positivo.
È chiaro che, come abbiamo visto nel caso di Binance, insomma, tutto il polverone che è stato sollevato intorno a Binance, questo tipo di situazioni nel cortissimo, breve medio termine, rischia ovviamente di avere dei riflessi ribassisti sul mercato, perché comunque rischia di far chiudere alcune realtà, rischia di creare della confusione, di far crescere la paura su, oddio, allora le cripto sono legittime, insomma, non è assolutamente una cosa. Diciamo, non è una cosa così automatica e immediata da gestire. Ultima notizia, e questa la facciamo velocissima. In realtà, qua vi devo far leggere quasi esclusivamente il titolo, nel senso che è una notizia che va più o meno a fare da pandan a questa parte, diciamo, al primo punto. E all'ultimo punto del primo articolo che abbiamo visto. In questo caso semplicemente si dice che ci sono segni a favore degli scenari bullish. Qua non scendo nel dettaglio perché insomma non c'è veramente nulla di così rilevante da meritare una trattazione, se non questo aspetto qua, e cioè che un'altra banca, Wells Fargo, ha stretto una nuova partnership con questa, che è una firma, una compagnia che si occupa appunto, Bitcoin Fund, quindi di lavorare con i fondi Bitcoin. Qui di nuovo abbiamo un istituto bancario che va di fatto a muoversi in maniera ufficiale, aperta, in direzione del comparto cripto. E qui semplicemente c'è un indicatore che noi di solito non guardiamo, il MACD, e un'informazione sulla Double Bubble, sulla quale torneremo alla fine con la parte della zoncina velocemente, che invece dice che la parte bearish sembra, almeno per l'analisi on chain e almeno per quelli che sono i segnali arrivati da molti analisti, aver perso forza. Ve lo faccio vedere semplicemente per completezza d'opera. In realtà, insomma, ne abbiamo già parlato in community, ne abbiamo parlato anche ieri sera durante il market update. Per come la vedo io, e non è un consiglio finanziario, ma è semplicemente una condivisione di quello che sto facendo, del tipo di letture che sto facendo e che stiamo facendo con Mick, la situazione è una situazione che comunque va tenuta sotto osservazione, perché stiamo lateralizzando, siamo in una fascia nella quale ancora potrebbe succedere. Tutto e il contrario di tutto. E poi, ragazzi, cioè, lo sapete, siamo nel mondo cripto. Quindi gli scivoloni da un lato e dall'altro, gli eventi esplosivi in una direzione o nell'altra sono all'ordine del giorno. Di conseguenza, come sempre, occhi aperti e nessuna sfera di cristallo. Su questo sono stato veloce, ve l'ho promesso. Andiamo velocissimi, anche perché in realtà molte cose abbiamo già viste con la prima parte degli articoli, con quelle che sono le informazioni invece legate ai nostri soliti indicatori. Qui abbiamo Fear Greed Index, che come detto prima è intorno al 70, quindi siamo passati da una situazione, vedete, di extreme fear. Abbiamo toccato il 10 poco più di un mese e mezzo fa, o di un mese fa, con una situazione di panico completo. Adesso siamo in una situazione invece di non più di extreme greed, anche se l'abbiamo toccata, ma di greed, quindi di grande emozione, di grande voglia di guadagnare sul mercato, che però sapete, come al solito, è un segnale che ci deve anche far stare sull'attenti, perché significa che c'è un rischio di overpricing e c'è un rischio di retracciamento concreto. Però è sicuramente un segnale figo, perché ci dice che il mercato è tornato confident, e quindi quello che stanno facendo le Bitcoin, quello che stanno facendo le altcoin, sta comunque titillando diciamo i sesti sensi e la voglia di chi ha una visione più bullish sul mercato. Abbiamo una situazione anche che, dal punto di vista del mercato a 360, con 360 è molto positiva. Guardate quanti verdi, qua siamo sul settimanale, e ci sono anche dei verdi molto 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 densi, come Sol, come ADA, come AVAX, che è un progetto che sto tenendo. Ci torneremo poi, non oggi, ma ci torneremo con la parte fondamentale sott'occhio, come Luna, che si è comportata da Dio. Quindi insomma uno scenario bello, tutto bello verde, un bel praticello di gioia. Sui gainers and losers non ci sono particolari cose da dire, se non, allora, andiamo sul
sul settimanale, se non quello che più o meno abbiamo già visto con Contra 60. Vedete qua che abbiamo AVAX che ha fatto un'ottima performance sul settimanale. Luna, manco a dirlo, in comunque abbiamo un sacco di appassionati di Luna, quindi immagino che saranno contenti. Sole che si è comportata anche lei molto, 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 molto bene. E poi direi che tra i grossi, vabbè, Ada, che è uno dei miei progetti preferiti, insomma, chi è in community lo sa. Sushi, anche se è comportato bene. Dotti, insomma, ci sono state buone performance. Tra l'altro, io personalmente ho approfittato di alcune di questi rialzi per chiudere delle vecchie posizioni che avevo, come per esempio con Dot, dove sono andato ad alleggerire delle vecchie posizioni e anche con delle uscite parziali per esempio, su Ada. Quindi, insomma, è stata una settimana interessante. Sui losers, invece, sempre sul settimanale, vediamo al volissimo. Abbiamo avuto delle performance in realtà abbastanza contenute, non ci sono mai dei numeri impressionanti. Quindi diciamo che sul settimanale, ma ci sta quel tipo di scenario disegnato dalle altcoin, sul settimanale siamo abbastanza tranquilli. Come sempre, market cap e dominance che vediamo in correlato. Vedete che la market cap sta salendo, siamo di nuovo abbiamo superato i 2 trillions. Ne avevamo parlato durante l'ultimo Crypto Espresso, o forse no, forse l'avevo condiviso in community, momento di vuoto completo, ma stiamo comunque tornando a combattere sulla fascia dei 2 trillion. Quindi una situazione, guardate qua, che risalita c'è stata e che recupero c'è stato. La cosa interessante, perché come vi dico ogni volta, lo dico anche questa volta, ormai vi uscirà dalle orecchie, la cosa interessante è che la dominance, che è l'altro elemento che va visto in parallelo con la market cap, scusate la dislessia, invece sta scendendo. Quindi Bitcoin è intorno a 44, avete visto che c'è stata una risalita qui, poi è ritracciato, risalito, ritracciato, risalito, ritracciato in modo interessante. Bitcoin, la dominance di Bitcoin sta ritracciando, sta scendendo e questo segnale sta positivo, perché come sapete se il market cap mi sale e la dominance di Bitcoin mi scende, significa che sono dei volumi interessanti, c'è fluidità, scusate, liquidità, che fluidità, liquidità che sta entrando nel mercato, quindi c'è un mercato molto attivo, ma Bitcoin allo stesso tempo non sta ciucciando, termine tecnico, da solo quella liquidità, ma anzi la sta venendo ciucciata, sempre termine tecnico, delle altcoin, che quindi stanno prendendo respiro e non a caso stanno poppando, stanno esplodendo una dopo l'altra. Questa è una di quelle classiche situazioni, quindi market cap che sale e dominance Bitcoin che scende, che di solito si associano ad un alt season o comunque ad un periodo favorevole per le altcoin, perché significa che tutto il mercato sta prendendo respiro perché c'è maggior liquidità, ma che c'è comunque una maggior forza nel una maggior forza da, da una maggior forza, c'è una maggior vitalità da parte delle altcoin che stanno prendendo buona parte di quella liquidità a svantaggio di Bitcoin. A svantaggio, tra virgolette, in realtà, perché Bitcoin non è che stia soffrendo, sta lateralizzando. Quindi, insomma, scenario molto, 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 molto positivo. Non vi faccio analisi tecnica, quindi sapete il grafico di Bitcoin lo vediamo al volo solo per completezza d'opera. Per la parte analisi tecnica, per chi fa parte della community, ci sono i market update di MIC, ma Bitcoin, appunto, vedete che sta lavorando tra la fascia dei 48 e la fascia dei 44-45. Abbiamo le nostre solite medie mobili a 100 e a 200. Questa resistenza, scusate, importante, che è quella appunto dei 48 sulla quale stiamo combattendo. È una situazione di lateralizzazione dove ad oggi non c'è ancora uno scenario né deciso verso l'alto né deciso verso il basso. Quindi stiamo giocando intorno alla media alla media mobile, non esponenziale, alla media classica dei 200, ma di fatto stiamo lateralizzando, quindi Bitcoin sta giocando intorno a questi valori. Su questo non vi dico altro, vi ripeto, per chi fa parte della community andatevi a vedere il market update di MIC, per chi non ne fa parte, insomma, approfittate
del Crypto Espresso, in cui facciamo quelli pubblici che facciamo circa una volta al mese, in cui ci sono anche i contenuti MiCA legati alla market update, per andare un po' a vedere quale sia la soluzione. Oppure entrate nella parte free, che così insomma potete dare un occhio alle cose che ogni tanto condividiamo anche lì. Chiudiamo con la parte di analisi on-chain. Voi sapete che vi faccio vedere sempre, anche quando non c'è nulla di interessante da vedere, la parte degli inflow e outflow dall'exchange. Oggi, indovinate un po', non c'è niente interessante a vedere, perché vedete che i movimenti da e per, cioè verso di uscita e di ingresso nell'exchange, sono comunque molto contenuti. Quindi questa parte qui, onestamente, possiamo saltarla a piè pari. Un po' più interessante, anche se di nuovo sono un po' da prendere con le pinze, questi due grafici che di solito non vediamo, anche questi sono dati on-chain, ve li faccio vedere molto rapidamente, che si legano un po' a quello che vi ho anticipato prima in uno degli articoli, la cosiddetta double bubble, che sembra una presa in giro, in realtà si riferisce al doppio massimo raggiunto nella bull run del 2013. Perché sono interessanti? Perché da alcuni analisti vengono portati come, diciamo, come argomento a supporto di una possibile seconda bull run da configurarsi nella seconda parte del 2021, quindi da qui a dicembre, all'inizio del 2022, non si sa, ma comunque di una seconda bull run che dovrebbe portarci ad un nuovo all time high. Qual è la teoria? Cioè, qual è la teoria e quali sono i motivi per i quali viene supportata la teoria? La teoria è che l'all-time high che abbiamo visto, i 64.000 rotti, in realtà sia un primo picco che però verrà seguito da un secondo picco molto più alto, da appunto che dovrebbe verificarsi da qui ai prossimi 6 mesi, 8 mesi, al prossimo anno. Quindi che in realtà la bull run non sia finita. I motivi che vengono portati a supporto, scusate, una cosa, uno scenario simile a quello che è successo nel 2013, dove, come vedete qua, c'è stato un primo picco e poi un primo all time high per l'epoca, un ritracciamento e poi un secondo all time high molto più alto. I motivi che vengono portati a supporto di questa cosa sono: uno, appunto, questo grafico, che è il grafico dei profit and losses non realizzati, gli unrealized profit and loss. E diciamo, il dettaglio specifico è che prendendo la fascia, il valore dello 0,5, quindi qui in mezzo, si andrebbe a vedere che l'unico caso nel quale i grafici sono tenuti al di sopra dello 0,5, anche dopo la fase di ritracciamento, è stato appunto il periodo del 2013, dove poi si è configurato il secondo top. Andando a tracciare linee, qui non posso tracciarle purtroppo, posso solo selezionare l'arco temporale, insomma. C'è un tweet che poi magari vi condivido, nel quale questa linea è stata tracciata in modo evidente. Andando a tracciare questa linea si vede che in realtà la situazione attuale è molto simile, perché rispetto al 2017, dove dopo il picco il grafico è proprio crollato, lo vedete qui, in questo momento noi siamo ancora al di sopra dello 0,5, esattamente come è successo qua, e quindi si potrebbe ipotizzare una situazione di questo tipo, perché nonostante questo ritracciamento sembra che il grafico si stia comunque mantenendo al di sopra del valore. Cosa carina, un motivo per il quale vi ho condiviso questo grafico, è che la leggenda lavora, vedete, su tutta la parte delle emozioni, quindi su tutto quell'argomento che abbiamo visto su tutto quell'argomento che abbiamo trattato 1.000 volte all'interno della community, ma che abbiamo anche visto all'interno del corso in maniera molto specifica, andando a delineare le diverse possibili emozioni collegate, l'emozione del trading e del trader, quindi diverse possibili emozioni legate all'approccio con i grafici. Quindi è molto figo, secondo me, perché legava un aspetto grafico e matematico all'aspetto emozionale, mettendolo appunto nero su bianco, anzi colorato su bianco. Secondo grafico interessante, un po' meno secondo me, ma lo prendiamo cioè un po' meno perché non riguarda le emozioni e anche perché lo trovo anche un po' più debole come argomentazione, ma alcuni analisti lo stanno portando come elemento di riferimento, il cosiddetto Bitcoin Bubble Index, che di nuovo non è preso in giro, ma è appunto un indice che si lega al concetto della bubble che vi ho appena sottolineato. E che tra l'altro è molto carino perché qui sotto vi dà anche l'andamento dei trends su Google, quindi quanto insomma Bitcoin sia stato cercato, eccetera, 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 in maniera molto, molto immediata.
secondo chi utilizza questo, secondo gli analisti che utilizzano questo grafico, il motivo per il quale potrebbe essere presente un double bubble è che in realtà il bubble index, che è quello in verde, nonostante il valore di Bitcoin sia sceso molto rispetto all'all-time high, perché siamo comunque alti, siamo a 44.000, 48.000, insomma, a seconda del momento, ma diciamo che nonostante questo il bubble index è ancora molto vicino al valore che aveva, vedete, è di 118, è ancora molto vicino al valore che aveva nel momento in cui abbiamo raggiunto l'all-time high, o comunque nella fase un po' più croccante di mercato. E quindi no, il fatto che non sia calato e sia rimasto alto potrebbe far presupporre, o comunque potrebbe spingere a favore di un nuovo, di una seconda rank. Onestamente, questa, scusate che ho una felina killer che sta spostando il tavolo, onestamente questo secondo grafico a me convince molto meno, anche perché poi in realtà nell'articolo si parla di un certo massimo che però non corrisponde, insomma, diciamo che l'articolo nel quale ho trovato questa informazione e gli analisti che poi mi sono andato a vedere, secondo me su questo fanno un ragionamento un po' più attaccabile rispetto a quello precedente, però diciamo che è comunque un elemento che può essere interessante a prendere in considerazione. Come sempre, nessuno di questi fattori preso singolarmente ha un senso. Diciamo un senso, ha molto senso, ma nessuno di questi elementi singolarmente ci permette di dire o che figo, il mercato è bullish o il mercato è bearish. Però sono tutti fattori che messi insieme, messi a sistema, ci permettono, come sempre, non di prendere la sfera di cristallo, che lasciamo dove dovrebbe stare, ma di mettere insieme i dati per capire quale sia lo scenario più o meno probabile e quindi lì strutturare la nostra strategia. Basta, ho finito. Questa sera sono andato un pochino più lungo, ma anche perché, again, abbiamo fatto una settimana di buco, quindi dovevamo un po' recuperare. Spero, insomma, che queste informazioni vi siano utili, soprattutto in combinato con quello che è stato detto ieri da Mika sulla parte market update, per avere un po' una visione generale del mercato. Con i Madmen ci vediamo tra un secondo in Q&A, con chi ci segue su YouTube ci vediamo giovedì prossimo o, per chi di voi volesse cominciare a, insomma, ficcare il naso in community, direttamente dentro in community. Buona serata e buone cripto.